Naturalmente, di segno opposto rispetto a quelle sopra elencate sono le forme pensiero positive. Al primo e fondamentale posto tra queste è l'amore verso tutti e per il tutto. Da esso scaturiscono sentimenti e comportamenti quali la generosità e l'altruismo, lo spirito di solidarietà e la comprensione, il sentirsi uno. Un amore senza limiti verso Dio, il dono di sé agli altri e una profonda umiltà sono i segni distintivi della vera santità. San Francesco ne è stato un luminoso esempio, ma anche, più recentemente, Padre Pio e Madre Teresa. È consigliabile, di conseguenza, fare in modo di vivere sempre in pace e in armonia con se stessi e con gli altri, alimentando, per quanto possibile, solo forme pensiero positive, dal momento che il pensiero agisce. Non per nulla gli antichi affermavano «mens agitat molem», cioè «la mente muove la materia». I pensieri positivi non soltanto consentono una vita serena, ma vanno a formare uno scudo protettivo, come una barriera di energia luminosa che protegge e difende l'individuo dagli attacchi delle forme pensiero negative. A riprova della determinante efficacia delle forme pensiero positive, voglio ricordare qui l'amico Amedeo Rotondi, il quale, a chi si rivolgeva a lui per un aiuto nella ricerca di soluzioni a piccoli e grandi problemi, il più delle volte si limitava a rispondere: sorridi alla vita e la vita ti sorriderà. E ancora, visualizzate sempre l'effetto positivo e proverete la gioia di risultati felici. E spesso questo rimedio funzionava. Accade talvolta che chiaroveggenti e viaggiatori astrali si imbattano in immagini e scene che rievocano importanti eventi storici, politici e religiosi. Essi possono credere che venga loro concesso di conoscere come siano realmente svolti tali eventi. Alcuni, ad esempio, possono rivivere e assistere ad episodi della vita di Cristo e in particolare alla sua crocifissione. Tuttavia, dobbiamo pensare che all'evento reale si siano successivamente sovrapposti, stratificandosi, numerosi elementi che l'immaginario collettivo ha costruito nel tempo, quale somma dei pensieri dei singoli, alterando e caratterizzando in modo diverso i fatti realmente avvenuti. Per questo motivo gli stessi eventi vengono visualizzati ed interpretati, pur nella loro similitudine, da diversi e soggettivi punti di osservazione, come avviene per ogni spettatore che assista a uno spettacolo, vivendolo e interpretandolo dal proprio unico punto di vista. Infatti i loro racconti descrivono l'evento in modo simile, ma ciascuno leggermente diverso dagli altri.